L'essenza del bushcraft. Bentornati nella sezione del mio canale dedicata al mondo dei coltelli e del bushcraft. In questo video, il primo di una serie che voglio dedicare al bushcraft, parlerò per prima cosa di cosa è, secondo me, il bushcraft, quali caratteristiche ha, ma soprattutto qual è la sua essenza, cioè cosa ne definisce la vera natura. Spero così che alla fine del video avrete una prospettiva un po' diversa di questa disciplina rispetto a quella che si ha normalmente. Se siete già degli appassionati, sapete che il nome Bushcraft ha origine nel XIX secolo dalla fusione di due parole: l'olandese bosch, che significa luogo selvaggio, coperto di boschi, e l'anglosassone craft, che significa abilità, capacità. Il termine bushcraft è quindi entrato gradualmente a far parte del lessico comune nei paesi di lingua anglosassone per indicare la capacità di vivere in luoghi selvaggi rimasti allo stato naturale. Negli ultimi decenni il termine bushcraft è poi divenuto comune e conosciuto un po' in tutto il mondo, anche grazie alla popolarità raggiunta da personaggi come il canadese Morz Kohansky o il britannico Ray Mears, per citarne solo due tra i più conosciuti. Del bushcraft, quindi, negli ultimi anni si parla molto. Ma cos'è veramente il bushcraft e quali sono le abilità necessarie per vivere in un ambiente allo stato naturale? Voglio dirvi subito che, a mio parere, il vero bushcraft è quello praticato dai popoli che vivevano e vivono ancora di caccia e raccolta. Per capire il significato di questa affermazione, dobbiamo tornare all'epoca in cui l'uomo viveva e si sostentava esclusivamente di ciò che l'ambiente naturale gli forniva spontaneamente. Questo periodo riguarda un arco temporale molto lungo. Gli scienziati ci dicono che la storia della nostra specie Homo sapiens comincia tra 180 e 300.000 anni fa. Durante quasi tutto questo periodo, e durante gli oltre 2 milioni di anni circa che l'hanno preceduto e che hanno visto la specie umana evolversi a partire dai suoi antenati, gli australopiteci, l'uomo ha sempre vissuto grazie alla caccia e alla raccolta di ciò che la natura gli forniva spontaneamente. L'agricoltura e l'allevamento, infatti, cioè i modi che l'uomo ha escogitato per produrre attivamente il cibo che mangia, risalgono solo a 11-12 mila anni fa. Ciò vuol dire quindi che per oltre il 90% della nostra storia come specie ci siamo sostentati, abbiamo vissuto, viaggiato e colonizzato l'intero pianeta comportandoci da cacciatori-raccoglitori. E questo anche attraverso varie epoche glaciali, in contesti climatici ed ambientali in continua evoluzione. Ma cosa vuol dire vivere, sostentarsi per un essere umano? Vivere significa essere in grado, prima di tutto, di provvedere ai bisogni fisiologici di base della nostra specie: cibo, acqua, calore, riparo, riposo, seguiti poi da salute e sicurezza. Non potendo provvedere in maniera efficace ad una qualsiasi di queste necessità di base, non si può vivere e alla fine si muore di fame, di sete, di freddo o caldo eccessivi, oppure a causa di aggressioni o malattie. Bene, l'uomo è stato in grado di provvedere per la maggior parte della propria storia evolutiva, fino ad appena 10.000 anni fa circa, a queste necessità e, come vedremo, non solo a queste, facendo esclusivamente una vita di caccia e raccolta. Questo pone allora un'altra domanda: cosa significa vivere di caccia e raccolta? Per capirlo, oltre alle evidenze che emergono dalle ricerche su epoche passate, possiamo studiare le popolazioni che ancora oggi esistono e vivono di caccia e raccolta, una trentina in tutto il mondo. Gli Hadza della Tanzania, per esempio, oppure i San, che vivono tra Namibia, Sudafrica e Botswana, oppure i Pigmei dell'Africa centrale, o ancora i Semang della Malesia, i Manik della Thailandia, gli Yupik siberiani, diverse popolazioni indie dell'Amazzonia, e l'elenco potrebbe continuare. Tutte queste popolazioni hanno dei tratti comuni. Sono nomadi, cioè si spostano periodicamente per seguire le stagioni, gli animali, le loro fonti di sostentamento. Sono costituite da gruppi poco numerosi, infatti la natura dà quel tanto che basta a sostentare piccoli gruppi, ma non comunità densamente popolate.
Gli studi di ecologia umana e antropologia indicano che in un ambiente temperato tropicale servono circa 10 km quadrati di territorio per sostentare un singolo individuo. Questo fa sì che in tutte le popolazioni di cacciatori-raccoglitori vi sia un attento e attivo controllo delle nascite, per cui il numero di individui di un determinato gruppo rimane sempre costante. Inoltre, le popolazioni di cacciatori-raccoglitori non sfruttano mai le risorse del territorio in cui vivono in maniera tale da depauperarle, ma usano la natura in maniera accorta, mantenendo con essa un equilibrio tale per cui l'ambiente stesso che li nutre e li sostenta non si alteri e non si impoverisca in maniera irreversibile. Ciò vuol dire anche che non cacciano, non pescano, non raccolgono più di quanto sia necessario e lo fanno in maniera mirata, ad esempio evitando di uccidere un animale gravido e tantomeno di cacciare o pescare per il solo divertimento di farlo. Quindi i cacciatori raccoglitori sanno accendere il fuoco, costruire ripari, creare strumenti, indumenti, cordame, recipienti, trovare cibo, acqua, procurarsi medicamenti e tutto ciò che gli serve per vivere usando solo ciò che la natura fornisce. E ciò può avvenire solo perché queste persone conoscono perfettamente l'ambiente in cui vivono, le sue dinamiche, gli animali e i vegetali che lo popolano, sanno quali mangiare e quali evitare, come cacciarli o raccoglierli, ma anche quando non cacciarli e non raccoglierli. E come utilizzare tutte le parti di ciò che prelevano senza buttare o sprecare praticamente nulla. In sostanza, e qui c'è la connessione con quello che a mio parere è il vero bushcraft, i popoli di cacciatori-raccoglitori conoscono in maniera estremamente approfondita se stessi e l'ambiente che li circonda, in tutti i loro aspetti e le loro dinamiche. E conoscono perfettamente le tecniche necessarie per sfruttare al meglio e completamente tutte le risorse naturali a disposizione, senza però danneggiare l'habitat nel quale e grazie al quale vivono. Questa, a mio parere, lo ripeto, è la vera capacità di vivere in luoghi selvaggi rimasti allo stato naturale, cioè è l'essenza del bushcraft. E queste sono quindi le capacità che, per quanto mi riguarda, mi sforzo di imparare ed affinare sempre meglio, per quanto possibile, in quel processo di apprendimento continuo che considero la vita. Prima di continuare, voglio sottolineare che tutto ciò non implica il fatto, come forse alcuni potrebbero pensare, che la vita di un cacciatore raccoglitore sia una vita di pura sopravvivenza o mera sussistenza. Al contrario, gli studi indicano che in media una popolazione di cacciatori e raccoglitori occupa solo alcune ore, 4-5 al giorno, per procurarsi cibo, acqua e ciò che serve per i bisogni di base. Il resto del tempo viene impiegato per comunicare, socializzare, pregare, giocare, dedicarsi alle arti, cioè soddisfare gli altri bisogni della nostra specie. Inoltre, gli studi indicano che lo stato di salute dei cacciatori-raccoglitori è mediamente migliore di quello di un qualsiasi abitante medio di una grande metropoli moderna, dato che la dieta dei popoli cacciatori-raccoglitori è generalmente molto equilibrata e che vivono in un ambiente praticamente privo di inquinanti di origine antropica. Ciò detto, a cosa può servire praticare il bushcraft oggi per noi che, al contrario dei cacciatori e raccoglitori, viviamo in società altamente tecnologiche? Certo, non per tornare ad un modello di vita primitivo, cosa che considero impossibile per la stragrande maggioranza di noi. Praticare questa disciplina, a mio parere, serve invece soprattutto per apprendere e capire. Capire che il nostro modello di organizzazione sociale non è l'unico possibile e forse neanche il migliore. Capire che l'ambiente nel quale viviamo segue le proprie regole, che possono essere modificate e piegate alle nostre esigenze, ma solo fino a un certo punto. Capire che le risorse del nostro habitat e del nostro pianeta sono abbondanti, ma non sono infinite. E capire infine che noi facciamo parte di un sistema ecologico ampio e complesso, che si basa su equilibri delicati, un sistema del quale forse ci illudiamo di essere i padroni, ma del quale in realtà siamo solo una parte, che deve necessariamente convivere e mantenere un equilibrio con le altre parti se non vuole soccombere insieme al sistema stesso. Questa è la lezione più importante, mi sembra, che i veri bushmen, gli uomini e le donne che hanno vissuto e vivono di caccia e raccolta, conoscono e mettono in pratica perfettamente.
Attraverso la pratica del bushcraft, se correttamente svolta, possiamo anche noi diventare un po' più esperti, non solo nell'arte di saper vivere in un ambiente naturale, ma anche consapevoli nei confronti del mondo nel quale e grazie al quale viviamo. Bene, nelle prossime puntate di questa serie vedremo come questo sia possibile, quali sono le conoscenze, le tecniche e gli strumenti necessari per praticare il bushcraft. Se questo video è stato interessante ed utile, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere un like, attivare la campanella e postare i vostri commenti. Grazie e a presto!